começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você. Passiamo col presidente del carro del comitato di Maiano, Alberto Andreoli. Allora, tema del vostro carro e quanto tempo avete impiegato per realizzarlo? Purtroppo, allora, ricomincio dalla nota più dolente. Il tempo impiegato purtroppo è stato poco, perché abbiamo avuto dei problemi a livello strutturale, non abbiamo avuto un capannone fisso, ci siamo dovuti spostare da una parte all'altra. Alcuni nostri componenti importanti hanno avuto problemi fisici, quindi purtroppo abbiamo iniziato tardi. Tre mesi, due mesi? No, un mese e mezzo di lavoro. In un mese e mezzo avete realizzato? Purtroppo sì, in un mese e mezzo di lavoro costante, quasi lavorando anche di notte. Inoltrato, siamo riusciti a portare a termine quest'opera, purtroppo non è, diciamo... Eccoci qui, come ti chiami? Eliana. Eliana, quale mascherina ti è piaciuta di più? Quella gialla. Quella gialla. Ci saluti, ce lo mandi un bacio? Grazie. Good morning, mister. Good afternoon. Good afternoon, Mrs. I'm Linda from New York. From New York? Yeah. E lei è venuta da New York per vedere il carnevale? No, I live here now. Ma a New York si fa il carnevale così? No. Questo è più bello. Only a New Orleans. Ah, New Orleans. Yeah. Allora, che cosa ne pensa di questo carnevale? Oltre al vento. I think it's very, very nice. Very nice. Allora, ci porti un bacione a New York? I will. See you! And good luck on all of you! Yeah! Thanks! Bambine della scuola elementare di? Nuovo! Allora, che cosa rappresentate? Delle fabbe? No, Alice nel paese delle meraviglie. Ah, quindi tu sei Alice? Sì. La carta. Ah, e queste sono tutte le... E la famosa regina di cuori dov'è? Eccola! Come ti chiami? Giada. Giada. Questi vestiti? Chi li ha preparati? Penelope. Penelope? Chi è Penelope? Era la moglie di Ulisse anche. Allora, se ci mettiamo tutti, così ci inquadrano, facciamo un saluto? Tutti insieme? Ciao! Conad City, il nuovo punto vendita a Santi Cosme Damiano. Tantissima genuinità e cortesia, con reparti di alimentari, gastronomia, dove trovi prodotti appetitosi di una volta, formaggi e mozzarella di bufala, poi surgelati, frutta e verdura, con arrivi di giornata. In più, un reparto macelleria con carni di produzione locale, carne bovina, suina, conigli e pollame e salsiccia paesana. Conad City, in via Portogaleo, a Santi Cosme Damiano. Watch System, videosorveglianza e telecontrollo satellitare. L'azienda nasce nel 99 ed è specializzata in servizio di telelocalizzazione e videosorveglianza tramite centrali operative dal cliente, installazioni di centrali per istituti di vigilanza, antifurti, domotica, reti aziendali e server. Punto di forza e vanto della Watch System sono l'impiego delle più moderne tecnologie con personale altamente qualificato, garantendo una gestione con sistemi d'avanguardia perfettamente aggiornati e personalizzabili in base alle specifiche necessità di ciascun cliente. Watch System, videosorveglianza e telecontrollo satellitare a Santi Cosme Damiano.
Edil Emil di Emilio Polidoro, ceramiche, pavimenti interni ed esterni, porcellanato, clinker, materiali edili, idrosanitari, bagni completi in offerta a partire da 550 euro più IVA e pavimenti a partire da 5 euro al metro quadro, con trasporto gratuito, pagamenti agevolati con finanziamento 24 mesi a interessi zero. Edil Emil di Emilio Polidoro in via Ausonia 6, Pignataro Interamna. Tende poi Showroom Marquati, per arredare con eleganza la tua casa, complementi d'arredo, tessuti, divani e tappeti, tappezzeria, tende da sole e zanzariere, garanzia dei materiali scelti, puntualità ed esperienza e accuratezza della posa in opera. Firmano i nostri lavori. Tende poi Showroom Marquati, via Francesco Baracca, località Campomaggiore, Santi Cosma e Damiano. Siamo col signor Carlo, il presidente del comitato della contrada Stradone. Allora, tema del vostro carro. Niente, è il nostro governo qui che comunque chi sale sale, sempre per noi è la peggio, diciamo. Niente, abbiamo cercato insomma di prendere questo momento di quest'altro nuovo politico che è salito a capo e che giustamente non è cambiato niente, anzi sembra che tutto peggiora, non migliora mai niente, ecco. Giustamente, ecco, noi stiamo rimanendo gli unici piccoli, come dice il tema, gli insetti vaganti che veniamo schiacciati dai grandi, che pensano solo al loro dio denaro e basta, niente di più. Senti, quanto tempo avete impiegato per il vostro lavoro? Beh, diciamo che noi abbiamo iniziato intorno a ottobre più o meno, però siamo andati molto a rilento, dopo poi l'anno nuovo siamo messi un pochettino sotto, poi l'ultimo mese ci siamo dati molto da fare, diciamo. Ma quante persone avete lavorato? Pochissime, una scarsi una decina, non c'eravamo. 10 ragazzi? Molto di meno, in realtà un 7-8 persone siano. È da premiare allora, dai. Beh, diciamo che quest'anno siamo molto soddisfatti che abbiamo fatto un gran salto di qualità, diciamo, perché noi siamo una piccola contrada, non abbiamo mai gareggiato per il primo posto e nemmeno per il secondo o il terzo. Quindi diciamo che quest'anno comunque siamo cresciuti un po'. Complimenti allora, grazie, in bocca al lupo e buon carnevale, ok? Ciao! Grazie, arrivederci a tutti, grazie. Vengo da casa di candidati con il vestito e la nuova cravatta, e quando mi vedono per le strade mi vengono subito a salutare, mi chiamano amico, ti invitano al bar e con il sorriso ti voglio incontrare. Il tuo bel modo che ti servirà per salire al trono e poter governare. Vota di là o vota di qua, ma noi cittadini che vogliamo fare, se vuoi a destra o vuoi a sinistra, il risultato non cambierà, questi politici stanno rovinando, ma qualche cosa ti deve cambiare, se passerà ancora troppo tempo, nemmeno il pane potremmo comprare. Siamo con uno dei membri della giuria di questo Carnevale Campagnolo 2012. Allora, lei da dove viene? Io vengo da Putignano. Sapete bene Putignano il carnevale che c'ha.
la differenza, cioè non c'è differenza giustamente, però un commento, un giudizio su questo di Santi Cosme Damiano. Innanzitutto devo complimentarmi con la cittadina, perché ha un carnevale molto partecipativo di popolo. Ho visto la gente partecipare, nel loro piccolo sentono veramente il carnevale, nonostante siamo in un tempo che oramai non è più carnevale, siamo in piena quaresima, per vari motivi. In alcune parti è stato rinviato per la neve, qui molto probabilmente è stato rinviato per altri motivi, però ho visto una partecipazione nonostante il clima diverso, comunque molto vicina a quello che è il clima del carnevale, molto attento. Grazie mille, complimenti e buon carnevale anche a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci. Siamo qui con il signor Giovanni. Giovanni, che cosa ne pensi di questo carnevale? Ma bello, è molto interessante. Rispetto all'anno scorso, quest'anno hanno fatto una bella cosa. Dici che organizzati bene. Ah, è stato organizzato bene. Sì. Quindi diamo un ok al comitato, all'organizzazione. Certamente, sicuramente sì. Ok, grazie Giovanni. Eccoci, siamo qui con Valentina, Lucia, Federica. Che ne pensate del carnevale di quest'anno? Bello, molto bello. Il tempo, anche altri l'hanno reclamato. Ci fate un saluto a noi di Sky? Ciao! Un giudizio invece su questo carnevale campagnolo, che ogni anno è sempre più bello e che richiama sempre migliaia di persone provenienti da ogni parte del centro Italia. Sì, guarda, giustamente, per come hai detto tu, confermo, è un carnevale che migliora e che cresce anno per anno e a noi non fa altro che piacere. Quest'anno noi nel nostro carro abbiamo la possibilità, diciamo, abbiamo 50 risorse, che sono 50 ragazzi, 50 famiglie che hanno dato contributo al carnevale. Speriamo che la manifestazione, come ho detto prima, migliori anno per anno. Ok, grazie comunque, complimenti e buon carnevale. Ciao. La ringrazio, buonasera a tutti. Eccoci con il presidente del comitato del Carnevale Campagnolo, il signor Sergio Bionzi. Allora, signor Sergio, quest'anno avete dato il meglio di voi, è meraviglioso questo carnevale. Secondo lei che cosa si potrebbe migliorare e che cosa quest'anno è andato come doveva andare? Da migliorare c'è sempre, purtroppo quello che bisognerebbe migliorare è le condizioni meteo, che non possiamo. Per quanto riguarda l'altro, noi ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più. Considerando che è stato posticipato di molto il carnevale, io penso che è andato bene, perché c'è molta gente e molte persone che apprezzano, e addirittura abbiamo intervistato persone che sono venute da fuori. Sì, stiamo comunque riscontrando che molta gente che viene da fuori, perché il carnevale, cioè i nostri carri sono veramente, diciamo, tra i primi 10 carnevali in Italia. Abbiamo molto da farci conoscere ancora fuori, piano piano ci arriviamo. Anche con la vostra emittente stiamo cercando di, in tutti i modi, di farci conoscere. Allora, ci fa un saluto a tutti quelli di Sky 858? Un saluto io a Sky 858, particolarmente a voi. Grazie, arrivederci. Thank you.
Associazione Turistica Pro Loco di Santi Cosma e Damiano. Promozione territorio, turismo e spettacolo. Organizza varie manifestazioni nell'arco dell'anno, come la Sagra della Fresa, del Melone, dei Ceci nel periodo estivo, oltre a organizzare in collaborazione con l'amministrazione comunale la Colonia dei Bambini. Poi, nel periodo autunno-inverno, promuove la Sagra della Castagna, dei sushi opicelatielli e la Mostra dei Presepi, ma è anche patrocinio del Carnevale Campagnolo e di altre manifestazioni. Ha la gestione di una videobiblioteca all'interno della sede. Associazione Turistica Pro Loco di Santi Cosma e Damiano, in via Garibaldi 2 a Santi Cosma e Damiano. Autoservizi 50, viaggi e turismo in Italia e dall'estero, trasporti scolastici, tours guidati e pellegrinaggi, noleggio bus Gran Turismo, competenze del personale conducente e professionalità rendono i vostri viaggi sicuri e confortevoli. Autoservizi 50, in via Maiano a Castelforte. Idea impianti di Prisco Pasquale, per risolvere ogni tipo di problema. Opera nel settore energia alternativa con impianti fotovoltaici e distribuzione dell'energia elettrica. Esegue impianti elettrici civili ed industriali, installazione antenna TV satellitare e digitale terrestre, antifurti, sorveglianza e impianti di riscaldamento e climatizzazione. I lavori sono sempre eseguiti con professionalità e sicurezza. Per informazioni su installazioni e preventivi gratuiti telefonate al 340 49 56 623. Idea impianti di Prisco Pasquale, via Ruosi 5 a Santi Cosma e Damiano. Palestra New World Gym di Roberto Falso, il posto ideale per modellare la tua forma fisica. Bodybuilding, pilates, spinning, fitbox, kimbox, body pump, body tone, aerobica, step, hip hop, tonificazione, ginnastica ritmica e balli latinoamericani. Palestra New World Gym di Roberto Falso, in via Sant'Angelo a Santi Cosma e Damiano. Siamo con i Maya? Sì, siamo dalla controllata del pilone parchetto. E non so, pilone parchetto. Sì. Come vi chiamate? Paolo. Leggi. E Raffaele, sì. 2012 sarà l'inizio o sarà la fine? Solo i Maya lo possono dire. Quest'anno quale altro carro secondo voi è molto carino? Ma sinceramente tutti sono bei carri, però il nostro fa la sua parte. Vabbè, sicuramente, perché voi siete di parte. Allora noi vi facciamo un in bocca al lupo, ragazzi, eh? Evviva i Maya! Ci dà un bel commento su questo carnevale? Allora, sicuramente un commento positivo, e ogni anno vedo che ci sono sempre dei miglioramenti e diventa l'attrazione forse più bella del nostro paese, che riusciamo anche ad attirare persone al di fuori, vengono apposta per vedere questo carnevale, nonostante quest'anno comunque c'è stato il biglietto in più da pagare, però ho sentito vari commenti soprattutto di persone da fuori e soprattutto meravigliate, ecco, del nostro carnevale. Sì, quest'anno hanno superato se stessi, ogni carro effettivamente dà opportunità naturalmente alle contrade di manifestare quello che è un sentimento, quello di attualità o anche naturalmente legato a fatti naturalmente epocali o naturalmente fatti naturalmente storici. Grazie naturalmente a voi tutti e grazie naturalmente per aver concesso la manifestazione, poterla creare e proiettare in altre località. Un applauso a questi ragazzi che veramente si danno tanto da fare tutto l'anno per la preparazione di questi carri allegorici, e vedo che il risultato poi è veramente ottimo. Mi sembra che i tempi di attesa sono molto lunghi per quanto mi riguarda, dovrebbero essere un pochettino più
fluidi? Fluidi, e se no altrimenti gli ultimi, poi la gente se ne comincia ad andare, gli ultimi restano svantaggiati. È un carnevale che si fa tutti gli anni, è comunque una manifestazione veramente all'altezza che di ogni altro posto d'Italia, perché effettivamente i carri sono bellissimi e tutti i ragazzi fanno veramente un lavoro straordinario, è veramente eccezionale. Spero che si riperderà anche per gli altri anni. I carri sono molto ben curati, belli, è una bella manifestazione. Il carro più bello? Non so giudicarlo, il carro più bello, perché sono venuta un po' tardi. È stato molto migliore di tutti gli altri anni. Purtroppo col triste evento che c'è stato è stato posticipato, però i ragazzi sono stati molto educati e hanno rispettato tutto le direttive del comitato. Diciamo che i carri quest'anno erano molto molto belli, erano a livello, non dico di Viareggio, però siamo lì. Scelto Imaia. Imaia è l'anno del 2012. È la fine del mondo, secondo me è un doppio senso, sia per il carro che per... Oh no? Sì, è il doppio senso. Allora, questo carro è bellissimo. Meno male. Meno male che è bellissimo. Vabbè, poi mi ha dato soddisfazione. A noi sì. Che cosa? Quanti ne siete? Quanti ne a preparare il carro? Quante persone eravate? Siete stati? Noi complessivamente siamo 35. Quindi molti. Ma parliamo tra gruppi, mascherate. E quanto tempo avete impiegato per compiere questa opera d'arte? Noi siamo da settembre già a fare questa opera d'arte. Ma per quanto riguarda, io ho visto dei movimenti molto particolari. Qua c'è la mano di qualche ingegnere, secondo me. No? No? Voi? Quasi ingegnere. Quasi ingegnere. Allora, che vinca il migliore. Sempre il migliore. E in bocca al lupo. Grazie. Risalendo dentro se stessi alla sorgente per respirare. È qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo. Senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo. Eccoci qui con il signor Antonio. Antonio. E il signor Vincenzo. Allora, io vi vedo un po' preoccupati, perché guardando la strada come sta, penso che ce ne avrete molto da lavorare. No, abbiamo fatto la giornata oggi intera noi. Ah. E domani tocca aggiornare intera altri due, perciò. Allora, noi vi salutiamo. Ci fate un saluto a Sky? Amici, anche per oggi il nostro programma è giunto al termine. Ci siamo sicuramente entusiasmati, divertiti con il Carnevale Campagnolo arrivato alla 35esima edizione, tra sfilate di carri allegorici, maschere, mascherine, performance coreografiche. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo incontro, sempre con Tirreno Arte, Cultura e Tradizione. Arrivederci.